Ciao a tutti e benvenuti all'intervista di oggi. Oggi ci spostiamo virtualmente in Trentino e intervistiamo Marco Pintarelli, terzo Danger. Ciao Marco. Ciao Luigi, buongiorno a tutti. Senti, la tua palestra, come si vede dal tuo marchio stemma che c'è dietro di te, si chiama Vietsu. Ok, e che cosa significa e da dove ha origine questo nome? Allora, la palestra è nata nel 2011, quindi è abbastanza recente, anche se sono 10 anni, sembra ieri, però sono già 10 anni. E nel momento in cui mi sono trovato a dover fondare il club, mi sono trovato anche a dover decidere nome, cioè cercare un qualcosa che significasse per me qualcosa di importante, okay, da mettere nel club. E sono usciti queste due parole, Viet e Su, che secondo me rappresentano bene il mio modo di vivere il Kwan Kido. Ecco, beh, Viet lo dice la parola stessa, richiama il Vietnam, sono le nostre radici, la nostra arte marziale. Significa anche trascendentale, cioè il cercare di andare oltre l'esperienza. Su invece significa tigre nera. Tigre nera perché la tigre perché è un animale in Oriente che ha delle caratteristiche molto, molto, molto forti, la forza, la prepotente forza, il mai arrendersi. Ecco, e su è nera perché il nero è il colore della serietà, ci insegna quanti do. La serietà è la profondità dell'anima. Ecco, come vedi poi nel logo c'è anche il giallo, perché il giallo è il colore invece della generosità. Questo significa Vietsu per me e per i miei allievi. Bene, bene, insomma, quindi anche di ispirazione e di motivazione per i praticanti della tua palestra. Sì. Ascolta, parliamo innanzitutto di te. E quindi, da quando pratichi il Kwan Kido e come è nata la tua passione per questa nostra bellissima arte marziale? Io pratico dal 1996. Io è qualche anno e è nato per caso la mia passione, perché c'era mio cugino, sembra una storia quasi da. C'era mio cugino che faceva Kwan Kido e mi disse: ah, vieni a provare, c'è questa cosa, la facciamo, era aperto, qua vicino, e facciamo questa attività, è bello vedere che ti diverti, è un bel gruppo. E mi ricordo ancora, io la prima lezione me la ricordo, sono arrivato lì con la mia maglietta, i miei pantaloni, tutti scalzi, mi sembrava stranissimo. E da lì non ho più smesso. Era in settembre del 96, Bene, l'inizio. bene. Senti, e passare da allievo a istruttore, insomma, richiede una certa determinazione, una certa forza di volontà, perché non è un gioco, è un impegno importante. Ecco, che cosa ti ha spinto a fare questa scelta e da quando insegni? Allora, questa è una bella domanda. Praticamente c'è stato un po' un passaggio naturale e un passaggio obbligato, diciamo, nel senso che mi sono trovato ad essere cintura nera contro la mia ex palestra, Pergine, ero lì con un mio compagno d'armi e ci siamo trovati a dover gestire la palestra, perché il nostro ex maestro aveva lasciato con le sue problemi suoi. E quindi abbiamo cominciato lì, io e anche mio amico Mirko, a gestire la palestra, ad allenare i ragazzi, ad allenare gli adulti. Poi nel 2011 appunto ho deciso di spostarmi più verso casa, verso Segonzano dove abito, ed aprire un mio club. È stato appunto necessitata perché lì c'era necessità di qualcuno che portasse avanti la palestra Pergine. E poi invece è naturale perché io sono un educatore, lavoro come educatore con ragazzi diversamente abili e quindi penso che sia una cosa che mi appartiene abbastanza, quella di cercare di trasmettere qualcosa agli altri. Ecco. Ok. Ecco, Quindi scusami. No, no, vai, vai. perché sai una cosa, adesso mi fai venire in mente i ricordi. Io mi ricordo il primo giorno qua a Segonzano e avevo fatto pubblicità, come si fa sempre, insomma, per fare un po' di visibilità. E mi ricordo il primo giorno, una grande riunione, io lì col Bokuk, seduto davanti alla platea, e questi genitori, questi bambini, queste persone che erano venute interessate a vedere cos'era questo Kwan Kido, e mi sono trovato lì di fronte a queste persone che non sapevano assolutamente nulla di quello che era il Kwan Kido, a doverlo spiegare lì è molto molto emozionante, diciamo. Bene, sì. Bene, bene. Per quanto riguarda l'indirizzo, esattamente, la tua palestra Vietsu dove si trova? Allora, noi siamo, diciamo che la base è a Segonzano, in località Scancio 3. Poi in realtà negli ultimi anni ci siamo
espansi, ci siamo allargati, cioè abbiamo, dato che è una valle molto grande, la Val di Cembra dove ci troviamo, abbiamo cominciato a fare dei corsi anche a Cembra, che è un altro centro qua della valle. Poi probabilmente in settembre inizieremo anche con Pinè, che è un altro piano qua vicino. E quindi ecco, la base è qua secondana, in realtà scancio, e poi ci spostiamo sul territorio. Bene, bene. Senti, come sono strutturate le tue lezioni? Cioè, quante lezioni organizzi alla settimana? Se ci sono corsi per bambini, corsi per adulti, ragazzi? Raccontaci un po'. Ok, allora attualmente noi accogliamo i bambini dai 4 anni, quindi le chiamiamo le piccole tigri, fino agli adulti, insomma, il più anziano della palestra a 50 anni. Ecco, quindi non è che abbiamo una bella rosa di atleti. Le lezioni si tengono lunedì e venerdì e sabato mattina. Lunedì e venerdì si parla dei bambini dagli 8 anni in su, juniores e poi adulti. Mentre sabato mattina mi sembrava un momento un pochino più semplice per le famiglie, ecco, per portare i bambini quelli piccoli, piccolini, dai 4 ai 6. Ecco. Le lezioni sono, come si sa, insomma, i bambini 4 ai 6 giocano, si sperimentano, sperimentano il loro corpo, sperimentano lo spazio, insegnano e imparano poi quanti loro. E poi via via, insomma, si cresce con gli esercizi, con la difficoltà, con le tecniche. Ok, ok. C'è qualcuno che ti aiuta in palestra o tieni tutti i corsi tu? Ma io per adesso sono sempre presente, onnipresente, diciamo, però sono orgoglioso delle mie 4 cinture nere che stanno crescendo, sono dei ragazzi che sono partiti con me nel 2011, che praticano da quando erano piccolini, ecco, diciamo, mi ricordo ancora. Ogni tanto mi guardo le foto sui passaporti sportivi, sono incredibili perché hanno fatto un cambiamento, sono diventati grandi, no? Sono degli adulti praticamente, e sono molto determinati, sono molto bravi e mi aiutano e mi sostengono. Ok, e quindi immagino l'emozione nel vederli crescere e seguirti in questo percorso, insomma, no? Di crescita che va al di là della crescita tecnica, immagino. Poi tu, essendo educatore, chiaramente percepisci anche il cambiamento della loro personalità, immagino, no? Sì, sì, questa cosa qua è una cosa che non avevo messo in conto, sinceramente, all'inizio, quando diceva, beh, cominciano a praticare, poi vedi che vanno avanti, fanno esami, e poi invece, veramente, alle volte mi chiedo chi è che insegna qualcosa a chi, nel senso che se sono io che do o se sono loro che danno a me. Penso sia un po' un mutuo dare e ricevere, ma per tutti gli allievi, non solo per le cinture nere. Forse uno dei sentimenti più forti che si sentono quando si fa qualche di questo. Ok. Senti, come promuovi le attività e la tua palestra in Trentino? Cioè, fate dimostrazioni, organizzate eventi? Allora sì, in realtà quello che funziona molto è passaparola. Poi va bene, tipo l'antinaggio e locandine. Partecipiamo a delle manifestazioni qua in valle, cerchiamo di esserci nei momenti più importanti, quando c'è la comunità che si raccoglie, ecco, con delle brevi dimostrazioni, per dimostrare, insomma, per far vedere quello che è, quello per farlo conoscere. Ecco. Nonostante tutti questi anni, ancora, ecco, tutti questi praticanti, anche il centro qua in Trentino, non è poi così conosciuto, purtroppo. Vabbè, però ci vuole tempo, ma... Certo, sì. Ecco. Senti, torniamo un attimo a te. Tu come istruttore ti alleni ancora, immagino, cioè come ti tieni aggiornato, non so, sfrutti le attività organizzate dall'Unione Italiana Kwan Kido apposta per gli istruttori, raccontami un po' anche di questo. Beh, allora, come istruttore secondo me è fondamentale tenersi allenati sia fisicamente che tecnicamente, quindi a parte il mio allenamento personale faccio a casa, ecco, poi cerco di sfruttare ogni occasione buona per... appunto, mi dicevi tu, incontri regionali, incontri nazionali, per tenermi aggiornato, perché altrimenti c'è, cioè, l'insegnante è il primo allievo, secondo me. E quindi cerco di esserci sempre, stage di armi, stage tecnici, ritiri se possibile, quando possibile. Ci incontriamo tra noi istruttori qua in Trentino. Bisogna tenersi vivi, ecco, vivi e allenati. Certo. Senti, tu poi hai detto appunto che sei un educatore e... Io pongo spesso una domanda agli istruttori quando faccio queste interviste che nasconde un po' dei momenti intimi anche personali della serie. Quali sono i valori che tu in qualche modo anche insegni nella tua palestra
ma che applichi poi personalmente nella tua vita professionale e privata. Ok, allora questa è una domanda molto difficile, ma per me anche molto semplice, ti dirò, perché mi sono interrogato spesso su questo, cosa vuol dire per me il praticare con Aikido, cosa voglio anche trasmettere ai miei allievi. E secondo me la prima cosa fondamentale è il rispetto per se stessi e per gli altri. Questa è una grande forza del Aikido, di poter allenare se stessi, diventare anche una persona migliore, sentirsi una persona migliore con se stessi, ma anche essere migliore per gli altri. Ecco, questo per me è il rispetto, ora penso è la colonna portante di quello che voglio portare avanti, ecco, in palestra. Certo. Senti, mi hai detto che hai anche il corso per bambini e anche il corso per juniores, quindi ragazzi dai 13 ai 17 anni. Ti è mai capitato che qualche genitore ti abbia dimostrato soddisfazione per i risultati o i cambiamenti che hanno visto nei propri figli? Sì, questa cosa qua è una cosa molto bella e secondo me anche questa è una cosa che spinge molto, mi spinge molto ad andare avanti, cioè il riscontro che mi danno i genitori, soprattutto per questi bambini, perché si trovano a vivere in una società, sembra banale dirlo, però una società dalla quale non è che si riesce ad estrarre tanti valori positivi e a trasmettere tanti valori positivi a questi ragazzi che stanno crescendo, invece tanti genitori mi hanno riportato che nei quanti due invece questa cosa è diversa. Cioè si vede che nel momento in cui le persone che sono lì, non solo i miei allievi, che stanno con i bambini, cercano di portarli avanti in un modo positivo, ecco, di far risaltare le loro qualità, non di imporgli agonismo o dai devi farcela per forza, ma un esaltare quello che loro sono veramente, cioè aiutarli a crescere in maniera armoniosa con loro stessi. E questa cosa qua devo dire che dai genitori mi arriva spesso, ma neanche come un plauso a quello che faccio, ma proprio un plauso a quello che noi portiamo in palestra qua. Bene, bene. Ascoltami, l'ultima domanda. Tu hai detto che la persona più anziana ha 50 anni, io ne ho 54, quindi diciamo che hai dei ragazzini. Anziana. Ma se una persona di, che ne so, 70 anni ti dovesse chiedere di iscriversi al tuo corso, tu cosa gli risponderesti? Ah, ma anche questa è una domanda semplice, perché queste domande qua le fanno le persone, dato che arrivano in palestra e ti chiedono, ma senti, ma dai che non ce la faccio, c'ho un'età, e io gli rispondo sempre, vai, Aikido è come una maglietta, sai quelle tecniche? In realtà va bene a tutti, Aikido, perché deve stare bene con tutti, ognuno può trovare un posto nel Aikido, perché il Aikido non è uno sport normale, è un'arte marziale, e ognuno in quell'arte marziale, in quella cornice che è Aikido, riesce a trovare un posto per se stesso. Quindi ci sta una persona anche anziana, oltre i 50, che pratica Aikido, non lo praticherà nel modo in cui lo fa uno di 17 anni che ha l'energia della gioventù, però lo praticherà magari un pochino più in testa. Beh, va bene, dai, mi hai convinto. Senti Marco, ti ringrazio per le tue belle risposte e in bocca al lupo per tutto. Va bene. Grazie. Ciao. Grazie mille. A presto. Ciao Luigi, grazie.